sono zone di turbolab.it. Per poter acquistare criptovaluta su Coinbase è necessario verificare il proprio conto corrente. Il problema è che per quanto riguarda i conti correnti italiani, quando si inserisce l'IBAN che appare sul sito di Coinbase, ci viene risposto che l'IBAN non è valido. Il motivo è che dobbiamo fare un bonifico estero e non un bonifico Italia. In questo breve video ti farò vedere esattamente i passaggi da svolgere per verificare il tuo conto corrente su Coinbase. Seguimi! Per verificare il nostro conto corrente su Coinbase abbiamo bisogno di due elementi. Uno è il sito di Coinbase, qui è visualizzato nella parte sinistra dello schermo, l'altro è il sito della banca. Abbiamo bisogno di eseguire login sia sul sito di Coinbase sia sul sito della banca. Ora rivolgiamo l'attenzione alla finestra di Coinbase. Spostiamoci sotto Impostazioni, Metodi di pagamento e clicchiamo Aggiungi metodo di pagamento. Dalla finestra che si apre clicchiamo Conto corrente. Ora rivolgiamo l'attenzione al sito della banca e per quanto riguarda Fineco clicchiamo Conto e carte, espandiamo Bonifici e giroconti e clicchiamo Estero. Bene, ora affianchiamo di nuovo le due finestre e dobbiamo trascrivere nelle informazioni del bonifico tutti i dati che vengono riportati sul sito di Coinbase. Come importo per il bonifico inseriamo il minimo possibile, io ho inserito 0,1, quindi 10 centesimi, e il bonifico è stato possibile effettuarlo anche con questo importo così piccolo. Sto trascrivendo tutto quanto, quindi anche l'IBAN, poi controllo che effettivamente l'IBAN sia conforme a quanto riportato su Coinbase e clicco continua. Fineco richiede di impostare come secondo passaggio la causale. In questo caso noi come causale dobbiamo inserire esattamente il numero di riferimento che ci viene fornito all'interno della finestrella di Coinbase. A questo punto inseriamo il bonifico completando l'operazione così come previsto dal sito della nostra banca ed il gioco è fatto. Per questo video è tutto, vi ricordo che nella descrizione qui sotto trovate il link per raggiungere la guida completa che abbiamo pubblicato su turbolab.it. Ci vediamo lì, ciao!